dal parcheggio che è qui, si scende a destra verso Rettassene e poco più avanti si raggiunge l'imbocco del sentiero. Ora le indicazioni sono un pochino nascoste, però sono vedibili. Qui sono le indicazioni. Percorso del sentinello, 5 minuti da qui, 1 ora e 45 per arrivare in cima. Fa sempre parte dell'anello ecoturistico delle Piccole Dolomiti. Bene, qui arriviamo al bivio dove è benissimo segnalato il parcheggio da dove siamo arrivati noi, e noi invece prendiamo di qua per il percorso del sentinello, e anche questo è ben segnalato. Qui c'è anche tutta la storia. Ho fatto una piccola deviazione, vi ho portato a vedere prima la postazione della mitragliatrice. In genere le postazioni militari hanno ovviamente una visuale splendida sulla vallata, per ovvi motivi, all'epoca doveva essere controllata. Ecco, adesso noi proseguiremo quindi per l'originale sentiero del sentinello. Ah, una cosa, io oggi l'ho dimenticata, se venite portatevi anche una piccola torcia, basta anche il cellulare, perché ci sono un sacco di grotte dove scavate, dove tenevano le munizioni, dove vivevano ovviamente le persone che gestivano le postazioni militari in questa zona. Beh, come potete sentire un po' dal fiatone, il sentiero nella prima parte tira abbastanza, facciamo un buon dislivello, mi sembra 400-500 metri di dislivello, e li facciamo tutti all'inizio, e comunque alla fine dopo vi metterò sempre il resume del percorso fatto con i chilometri di dislivello e la tempistica. Stavolta sono stata più brava, ho messo la pausa quando mi sono fermata a fare video e foto, così dovrebbe essere abbastanza corretto. Considerate che comunque non lo faccio mai per fare tempistica, per cui sono sempre abbastanza tranquilla. Noi invece proseguiamo ora di qua, sulla destra, per andare verso il Sibillino.
ho preso un'altra deviazione, sempre dove ci sono i punti, i fucilieri delle mitragliatrici, per farvi vedere un po' il panorama. È incredibile perché sembra di essere in cima alla montagna, che è già un bel po' che saliamo, invece ne abbiamo ancora un pezzettino, ma ci siamo, ci siamo decisamente. Penso che oramai più come salita dovremmo averlo fatto. È la prima volta che faccio questo sentiero, l'ho portato con me. Tra l'altro sono partita che era un freddo spettacolare, quasi da riscaldamento ormai. E invece qui, essendo soleggiato, è molto caldo. Peccato che ci sia un po' di umidità che rovina un po' il paesaggio, ma merita. Bene, proseguiamo. Ho fatto questa breve sosta, pausa, ricarica. Meraviglia, mamma mia che meraviglia, veramente che sono a pace, incredibile. In lontananza si sentono le macchine della strada che va da Valdagno verso Recoaro, è molto trafficata, ma comunque qui si sentono benissimo. Anche le poiane, spesso falchetti, poiane, facile che si vedano, anche cervi, capita. Da qui dal sentiero comunque noi terremo la destra e andremo giù. Beh, vi leggo Fonte Catulliana perché anche per me è una cosa nuova. Sapevo che c'erano parecchie fonti qui in zona, però non pensavo.
È stata scoperta nel 1784 dal medico Giovanni Catullo, per questo l'hanno chiamata poi Catulliano. Poi hanno fatto degli studi e hanno attestato le proprietà curative tra il 1817 e il 1818. Da qui hanno scoperto che aveva un alto contenuto di ferro e di arsenico. È stata commercializzata per cura alla povertà di sangue. È incredibile. Ci sono poi altre due fonti, una chiamata Chilesotti, un po' più in basso, ed un'altra nei pressi della contrada Retassene, dove andiamo noi. Bene ragazzi, giusto per farvi capire un po' cosa abbiamo fatto oggi, vediamo se riesco a scurire un po' questi monti. Ok, vi faccio vedere da dove siamo venuti, dove siamo andati. Siamo andati in cima là, esattamente sul cucuzzolo del Monte Sentinello, in cima là dove ci sono gli abeti. Bene, qui abbiamo appena superato un paio di case dove sono anche abitate, dove c'erano delle targhe di soldati che sono morti su questa montagna, appunto un sentiero storico militare. E abbiamo un bellissimo sole davanti, meraviglioso, però abbiamo un po' di problemi di vista. Per fortuna, perché dentro il bosco, essendo una vallata piovosa, è molto, molto verde e quindi è fresco, è già fresco. Bene, dai, proseguiamo. Guardate che meraviglia, mamma mia, che cielo stupendo, il verde e l'azzurro del cielo, mamma che meraviglia, veramente. E ho avuto anche una grande fortuna, venendo giù per la strada ho trovato parecchie castagne, quindi mi ha messo un po' in saccoccia, siamo stati molto fortunati, merita.